parla con lei per una nuova cultura della parità e del rispetto, un progetto teatrale e culturale di Spazio Libero e Teatro Città. Bene, allora siamo giunti anche oggi con qualche minuto di ritardo all'appuntamento con Parla con lei, una rubrica a cura di Anna Maria Bruni che abbiamo al telefono. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno a te Fabio e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Devo dire anche una piccola radio come Radio Rete Edicole, stavolta siamo stati almeno tempestivi, la manifestazione, la grande manifestazione di sabato, poi l'assemblea che c'è stata ieri a fianco delle donne che combattono contro la violenza, è un bel risultato da un punto di vista giornalistico, soprattutto questa rubrica con te in cui poi approfondiamo tutti i temi legati a questa grande battaglia che, lo ricordiamo, è innanzitutto una battaglia culturale, per questo insistiamo molto. Io ti lascio la parola, ma insomma la domanda è abbastanza semplice: che cosa è accaduto sabato e soprattutto che cosa è accaduto nell'assemblea che c'è stata domenica, che ha rifatto il punto della situazione per questo piano in tanti punti, che è una precisa istanza nei confronti della politica e delle istituzioni. Ti lascio la parola. Grazie, prima di tutto grazie, ti ringrazio Fabio di questo, appunto, di questo risultato giornalistico, come dici tu, che si affianca alla nostra scelta, alla scelta di Spazio Libero, di Teatro Città, di declinare una stagione teatrale e culturale, non solo teatrale, proprio all'insegna del tema della violenza sulle donne, perché questo è, si lega direttamente alla crescita di questo movimento che si è chiamato non una di meno dalle sorelle argentine, come dicono loro, ni una menos, che è nato 2 anni fa. Proprio contro e per ricordare anzi il brutale stupro e omicidio di una donna, ed è arrivato a grandi risultati già in poco tempo, perché in un anno dalla manifestazione dell'anno scorso, il 26 novembre scorso, ha percorso tutto il territorio nazionale attraverso assemblee locali che si sono di persone, di donne che si sono spese nei loro territori per affrontare i temi più urgenti che riguardano appunto i territori che attraversano, che sono appunto il tema della salute, del lavoro, del fatto che la 194 per esempio non è applicata perché l'obiezione di coscienza tutela la fede dei medici, ma finisce per non tutelare la libertà di scelta e la salute delle donne, quindi ci deve essere l'equilibrio che poi la legge stessa aveva posto in essere nella scrittura. E tra l'altro il prossimo 22 maggio saranno 40 anni dall'approvazione della legge, e quindi questo sarà un'occasione di un percorso per mettere in piedi una campagna che riporti appunto l'equilibrio tra la scelta dei medici e la scelta delle donne. Quindi questo è sicuramente uno dei temi che ha affrontato l'assemblea, ma ce ne sono stati tanti che riguardano il lavoro. L'assemblea locale di Non Una Di Meno Tarantina ha messo a fuoco il tema dell'ILVA,
che deve assolutamente essere declinato con la salute del territorio, cosa che 11 decreti governativi non hanno fatto, e quindi l'ecofemminismo così definito dal piano nazionale scritto dal movimento Non Ha Di Meno mette al centro l'inscindibilità dei due aspetti, cioè la difesa, la tutela del lavoro, ma anche la difesa del territorio e la salute degli abitanti. Ma per esempio, senza parlare dei casi più tragici di tumore, c'è un 10% di endometriosi, quindi questa è una percentuale assolutamente insopportabile che deve essere affrontata, così come appunto il tema della precarietà in tanti altri territori. La Toscana ha messo al centro il tema della precarietà, il tema sempre della salute e dell'inquinamento messo al centro dall'Assemblea di Torino dopo gli incendi in Valsusa, ma anche di Napoli con Bagnoli, insomma. Ecco, la necessità di creare una rete forte che riesca a connettere le diverse priorità dei diversi territori su tutto il territorio nazionale, ma naturalmente non solo questo, perché è arrivato un appello bellissimo scritto appunto dalle donne argentine e un altro appello scritto dalle donne del Chiapas, rivolto peraltro alle donne curde, mettendo in luce la grandissima ricchezza, la grandissima sapienza dei popoli originari, per ricostruire un altro sciopero globale il prossimo 8 marzo, esattamente come ci fu un anno fa, mettendo in rete appunto tutti i territori, quindi nazionali e internazionali. Quindi vedi che la grande manifestazione che c'è stata sabato e che ha inondato le strade di Roma, quindi è stata sotto gli occhi di tutti, la bellezza, la gioia, ma anche la grandissima partecipazione, si è poi tradotta in una nuova partenza che è stata declinata, così come vi ho raccontato ieri, all'Assemblea Nazionale che si è tenuta alla Facoltà di Psicologia a San Lorenzo. Beh, per una volta una globalizzazione non finta, non istituzionale, non di sole bandiere, ma scusate, di interessi comuni, a partire da una condizione comune. Che va a partire da sé, che vuol dire riuscire a mettere in comune i problemi che ciascuno di noi ha come persona che vive quest'epoca, questa società, queste città, e individuare quelle che sono le cose che si possono mettere in comune, che sono oggi la precarietà, la scuola, la salute, appunto, il welfare, la mancanza di servizi, insomma tutti i problemi che ci appartengono, che le donne in particolar modo vivono sulla propria pelle, perché come si sa, insomma, alle donne viene poi demandato il lavoro di cura e quindi si abbassa la percentuale di donne che lavorano fuori casa, e quindi si abbassa la percentuale delle possibilità di guadagno, quindi insomma, diciamo, tutta questa serie di problemi che le donne, il piano femminista è riuscito a declinare e a mettere in relazione, perché nelle nostre vite sono in relazione, e quindi è bene riportare alla luce questo aspetto. E credo che la politica, in particolar modo la politica della sinistra, dovrebbe imparare molto da questo modo di approcciarsi alla realtà e agli altri, senza fare i conti prima di tutto con numeri, programmi e corsa alle elezioni, perché in effetti questo è il modo di ricostruire un rapporto con i problemi reali e con i territori e con le persone che li abitano. Speriamo che la sinistra sappia fare tesoro di questo suggerimento. Del resto, i numeri di Roma di sabato scorso lo testimoniano. Io, prima di tornare sulla manifestazione di sabato scorso, sì, in cui va detto, insomma, c'è stata questa grande sorpresa delle giovani donne, io vorrei parlare
Vorrei parlare con te invece di un tema importante, quello del lavoro. E proprio in questi giorni abbiamo trovato in rete una storia, quella di Francesca di Roma, che è andata a cercare un posto di lavoro e si è sentita fare una proposta che dal punto di vista della condizione lavorativa è davvero, forse io la definirei normale, ma ad ascoltarla mi è sembrata abbastanza straordinaria. 7 giorni su 7 al lavoro, un orario tra le 10 e le 12 ore, un compenso, così va chiamato perché non troverei altre parole, intorno alle 900 euro. Questa è la condizione media delle donne separate che vogliono costruirsi un'altra vita, quindi consegnarsi letteralmente al lavoro e al sacrificio. Va detta una cosa, Francesca ha ormai un'età intorno ai 60, non è che le forze poi sono infinite, e però ancora una prole da mantenere, perché Francesca è una mamma per scelta di adozione. È questa la realtà oggi delle donne che lavorano? È già, è proprio questa la realtà delle donne che lavorano, giovani e meno giovani, perché anche le giovani sono vessate in questa maniera, e per di più è proprio ieri in assemblea